Ma sulle occasioni è stata una partita equilibrata, noi abbiamo sempre rincorso, quindi la partita loro l'hanno incanalata su una fase difensiva molto chiusa, però nonostante quello abbiamo costruito, se ha presente nel primo tempo già la palla di Marilungo che un attimo sbaglia il controllo sarebbe stato davanti al portiere, quindi non è che abbiamo costruito fino alla fine, anche il portiere ha fatto un grande intervento sul tiro di Giambrò, la partita l'abbiamo recuperata e ripeto, non credo che abbiamo rubato nulla. Il problema è quello che pur dando dimostrazioni di solidità complessiva, perché comunque abbiamo la nostra fase difensiva è di spessore, stiamo commettendo, è il terzo rigore che prendiamo, ci siamo fatti un'autorete oggi nel primo gol, è la seconda che ci capita. Parliamone poco, che forse è meglio, perché poi lavoriamo sul campo per migliorare alcuni aspetti, però siamo stati bravi a recuperare questa partita perché non abbiamo mai perso la lucidità, abbiamo sempre provato a recuperarla sul 2-2 e non ci siamo neanche accontentati, quindi, ma sempre attraverso situazioni di equilibrio. Prendiamoci questo pareggio, adesso non andiamo a cercare sempre chissà quali problematiche, noi non ci dobbiamo far prendere da nessuna fregola, qua non sarà facile fare punti per nessuno, questo ve lo garantisco. E noi questo pareggio l'abbiamo ottenuto con merito. Potevamo fare di più se avessimo evitato alcune cose, anche l'episodio del calcio di rigore, che non ho visto, ma che se l'arbitro ha dato probabilmente c'è. Potevamo anche comportarci meglio ed essere meno imprudenti, perché insomma l'avevamo stretto Arena, era chiuso, era murato in quell'azione. Però magari maldestramente abbiamo messo il piede, l'abbiamo toccato e l'arbitro ha concesso il calcio di rigore, ma non era una situazione pericolosa in cui eravamo scoperti. Dobbiamo migliorare l'attenzione su alcune cose che sono importanti. È d'accordo che con il 4-3-3 si è visto un Pescara No, migliore? ma non lo so, ma non è 4-3-3, noi cambiamo spesso, cioè non prendete i numeri, non siate veramente così estremisti. Noi stiamo in campo anche in tanti modi, perché poi obiettivamente quando la palla è distante dalla nostra porta stiamo a tre, quindi non ci sono i due centrocampisti, ce ne sono tre, ne dobbiamo mettere tre più altri due esterni, ma non credo che sia questo il problema, ma anche perché di problemi non credo che ne abbiamo, perché una squadra che ha problemi non gioca, non la recupera questa partita, nonostante gli svarioni, quindi noi abbiamo un'anima, abbiamo un'identità. Poi questo è un percorso appena cominciato, calma, con i giudizi estremi, perché sapete quante cose possono cambiare in poco tempo, di sicuro, in tanto tempo, questi sono campionati equilibrati dove vincere non è mai facile, però intanto siamo lì, poi il primo posto, veramente cambia poco. Noi 2 punti in meno per la prestazione che hanno fatto i ragazzi. Faccio i complimenti, hanno dato l'anima, hanno fatto una grandissima prestazione. Grandissima prestazione contro la squadra migliore del girone. Abbiamo giocato alla pari, a tratti anche superiori a loro. 70.000. Superiori a loro. Il primo gol è viziato da due falli, due, non uno, uno su Arena e l'altro su Boulevardi, e abbiamo preso gol. Poi dopo abbiamo speso tanto, alla fine eravamo stanchi e poi si è inventata una giocata straordinaria lì. Peccato, peccato perché meritavamo di vincere per quello che si è visto in campo.